generale del 7, un comandante spesso presente nel territorio di Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, e ha partecipato anche a diverse catture importanti. Lui ha citato quelle di Fazzalare, ma ce ne sono state tantissime, tanto che oramai non abbiamo più latitanti. Quelle che sono state le grandi operazioni che sono state sviluppate dai carabinieri, ha partecipato cioè a quella che è la vita dei carabinieri sul territorio e si è reso conto quanto sia necessario la vicinanza dei carabinieri alla gente, che comincia ad avere fiducia nello Stato, ma in uno Stato forte, uno Stato che è capace di contrastare l'andrangheta, e in questo i carabinieri hanno fatto tantissimo. E proprio su queste basi ha ritenuto che determinati territori dovessero essere meglio coperti dall'arma, così ben 15 stazioni di carabinieri sono nel programma loro di istituzione, quindi di nuovi corpi, di presenza dell'arma stessa, proprio come ulteriore propaggine di contrasto anche laddove una volta probabilmente si era totalmente esposti al condizionamento, all'influenza mafioso andranghetista. Che è stato fatto in questi anni? In questi anni credo che sia stato fatto tantissimo. In verità non c'è stato territorio che non sia stato toccato almeno da un'ondata di arresti, ma quel che mi sembra più importante è che è stata individuata non solo quella che era la struttura originariamente evidenziata in Crimine Infinito, ma e questo lo troviamo anche nell'ultima indagine, mandamento, questi oltre 120 arresti che ci sono stati, ma anche una struttura quasi sovraordinata o comunque parallela, nella quale si trovano i soggetti riservati, quelli che l'andrangheta tiene per sviluppare meglio i propri interessi economici e di vicinanza a una parte della politica, quella parte della politica che a volte è stata creata dagli interessi ndranghetisti. Ed ecco che in questo nuovo sforzo investigativo, devo dire, è un campanello d'allarme non solo per l'economia, che già aveva avuto diverse indicazioni, ma per la stessa politica. Una politica buona, quella politica che si muove negli interessi dei cittadini, deve guardarsi da una politica invece inquinata, creata dall'andrangheta. Lascerà una Calabria migliore? Penso sicuramente sì, ma c'è un cambiamento non solo nei cittadini, che con uno Stato di riferimento al proprio fianco si muove con maggiore sicurezza, ma anche la Chiesa, devo dire, ha cambiato totalmente il proprio corso. È da circa un anno che assistiamo a delle manifestazioni chiare di 'ndrangheta che non può essere una 'ndrangheta cattolica, quindi non esiste un fedele 'ndranghetista che possa quindi ritenersi uomo di Chiesa. Quindi con questo c'è stato anche un sovvertimento a quella legittimazione che una volta gli 'ndranghetisti avevano alla stessa Chiesa. È evidente che sta cambiando tutto in Calabria, almeno nel nostro distretto, e questo è, credo, il risultato migliore che chiunque di noi potesse sperare. È un grande progetto che questo comandante generale ha ideato, pensato assieme al direttore del Demanio. Stanno veramente crescendo i carabinieri anche come strutture. Voi avete già sapevate di 13 caserme già finanziate con i progetti già pronti. Inoltre questa mattina ha annunciato altre caserme, ma la cosa più importante, il grande progetto, è in realtà il dato, il fatto che il Comando Generale ha mandato qui l'elite della Polizia Giudiziaria. La cosa importante è che qui sono arrivati oggi nel distretto di Catanzaro colonnelli, tenenti colonnelli, capitani, marescialli di altissimo profilo. Cioè ora il distretto di Catanzaro è diventato allettante.
è diventato importante e bello anche a fine della carriera lavorarci. Dopo un anno stiamo incominciando a raccogliere i frutti e dopo un anno stiamo vedendo gente chiedere, non solo magistrati ma anche forze dell'ordine, venire a lavorare nel distretto di Catanzaro. Questo è molto bello e positivo, ci rincuora e ci dà buone speranze nel pensare che avremo un distretto più sicuro e con risultati ancora migliori di quelli, rispetto a quelli dell'ultimo anno. Sfida difficile, azione corale per rendere la regione, cioè per rendere questa terra una regione difficile, una regione normale. Guardate, la sfida è difficile, ovvio, perché stiamo parlando di 'ndrangheta di Serie A, però vi assicuro che le forze dell'ordine che ci sono in questo momento nel distretto sono di altissima qualità. La procura si è rinforzata non solo numericamente ma anche sul piano della mentalità, del modo di approcciare il contrasto, e quindi io sono fiducioso che il 2018 si inizia a crescere anche come risultati.